Eccoci tornati su Ark, siamo di nuovo sulla modalità PvP. E nulla raga, tocca vedere un attimino se magari riusciamo a combinare qualcosa. Tra l'altro siamo in solo contro team da due perché purtroppo server in solo ce ne sono pochi e tipo i match durano un casino. Provate ad aspettare, ma niente da fa. Tra l'altro mi è scomparso l'HUD tipo. Cavolo. Ok, cose strane. Allora, ma vorrei buttare tipo qua sotto e poi provare a prendere il drop rosso. Non so quanto può essere buono come cosa, forse è meglio quell'altro. Allora, vediamo un attimo. Dacci le cose. Piglia tutto. Grande così. Piglia l'arco e il drop rosso mi sembra che è verso quella direzione. Servono punti, quindi mi dispiace Parasauro. Ecco il terenzino mi ispira però, cioè nel senso, se riuscissimo a pigliarlo sarebbe tipo fantastico. Qualcuno già ci ha abbandonato. Quanta vita c'hai? No. Terrezzini volanti. Aia. Grande così. Ce la possiamo pigliare. Fantastico. Spero che non raccoglie legno, perché sennò è un po' un problema. Vediamo. Fantastico, ne raccoglie. Poi ce lo livelliamo un attimino. Magari sto triceratopo si toglie dalle scatole. È tipo fantastico. Vorrei provare a prendere uno dei boss, ma... Ah, vedo tragico. Magari tocca prima livellare il terenzino a livello 3 e poi provare, probabilmente. Perché comunque la vita gliela dobbiamo togliere. Tra l'altro spero che basta tipo un terenzino per portare magari il boss a poca vita per addomesticarlo. Se no è un problema non da poco. Allora. Per favore livella un attimo. Caspita, non ci basta l'exp. Magari te curiamo anche. Non si sa mai. Allora, praticamente. Caspita, il drago è qua. Io in verità volevo provare a prendere la Broodmother. Cavolo. E vabbè. Tutti sti raptor appiccicati sono un botto d'exp però mi sa, Vediamo un attimo, grande così. E caspita. Niente, è semplicemente una scimmietta. Allora, il drago qua davanti. Magari ti livelliamo un attimo. Livello 2, grande così. Più che altro gli ptero non li fa cavalcare. Quindi il drago penso comunque vada a terra, cioè cammina. Però col danno da fuoco, visto che è in percentuale, in realtà ci potrebbe stare. Oh cavolo, si sono pigliati il megapiteco. Nice. Dove sarà il drago? Qua davanti sulla destra. Gli danno da caduta? No, meglio così. Oh cavolo, quanti caprosus. Però danno un botto d'ex, per più 50. No, però dovete staccarlo. Ci stiamo proprio a capire. Per favore. Togliete avete mezzo. Grande così. Ex per noi. E in teoria il drago dovrebbe essere tipo qua davanti. Chissà quanti punti ci vogliono. Più che altro mi sembra un obelisco, quindi non lo so, forse non dobbiamo affrontarlo? Spero. Meno 600. Cavolo. Aspetta un attimo. Forse è fattibile. Ci vuole un attimino di pazienza, però. Tra l'altro abbiamo un minuto prima che si chiuda la safe. Avrei preferito la Broodmother, però vediamo. Quindi in realtà non ci serve neanche a domesticare un dino. Possiamo anche semplicemente fare 600 punti e poi prende uno dei boss, no?
Certo che qua per fa punti non c'è un cavolo. Per dire. C'è il parasauro là davanti, ma... Questo ragazzo stava a pionca lì poi infinito. E mi sa che ha preso. Congratulazioni tizio, non è stata una scelta furba. Purtroppo, capita. Quanti punti abbiamo? Caspita, non troppi. Però, oh cavolo, quello c'ha tipo una legione di roba. No, raga, quello c'ha veramente troppa roba. Avrei voluto pigliare il drago, ma... Non capisco se è roba del livello 3 o del livello 1. Però c'è tipo un esercito dietro. Caspita. Oh oh. E ora, signori e signori, è il caso di togliersi dalle scatole perché il signore là dietro ha preso un caspita da drago. Aiuto. Perché è andato a finire così? Potrei provare a togliere di mezzo quello spino. Ve dico di più. Meglio toglierlo di mezzo. Servono punti. Vorrei anche andare via però, eh. Vieni qui, piccolo raptor, vieni, vieni. No? La Broodmother incredibilmente ancora in safe. Abbiamo ancora una possibilità. Se riusciamo ad arrivare lì abbiamo abbastanza punti per pigliarlo. E non sarebbe per niente male. Guarda. Nel senso, se stai fermo così, la freccia non te la toglie nessuno. Non credo di avere altro, no. Anche se attualmente non ci interessa lui, ma la Broodmother. Anche se due terezzini, non lo so, due sono meglio di uno, la verità. Se mi riesco a avvicinare a questo col raptor. E prima o poi la devi finire la stamina però. Che caspita. No, eh. Lui evidentemente ce l'ha infinito. No, l'ho finita pure io. Non ci credo. Ma poco, raga. Ma pochissimo. Se ci avvicinavamo un altro pochettino, gli tiravamo due sberle che se li ricordava tipo a vita. Tra l'altro vi ricordo che siamo in solo contro team da due, quindi due sole cose. O riusciamo a prendere quella Broodmother, o ce la vediamo abbastanza brutta. Guardate le iene come lo rincorrono a quello. Ah, te la sei presa una bella pizza, eh. E qua, vieni. Bravo, salta, spreca stamina. No, ho finito la stamina, non ci credo. E chi lo ripiglia più a quelli? Assurdo, è stato un genio. Oppure no? Se lui col fucile a pompa ci killa diventa incredibile. Invece no. Non ce l'ha fatta purtroppo. Ci ha provato, ma sarà per la prossima partita. Tra l'altro ci ha evitato anche il disturbo di pigliare il drop. Cavolo, raga. Ma là c'è una legione, tipo. Io me ne vado. Voi sapete niente. Però comunque, due kill e quattro dino. Devo dire che in qualche modo sta andando. Lasciate qua, piano piano. Abbiamo anche abbastanza punti per potenziare un altro dino.
L'ideale sarebbe che chi c'ha il drago, il megapiteco, e mi sa che tipo la Brood Mother non è stata domesticata, togliesse da mezzo a vicenda. Non so se mi conviene andare più verso la safe, probabilmente sì. Oh oh. Non so, raga, sentivo quello dietro. Ah, guarda un po' qua chi c'è. Amico, il rinoceronte, se non te la carica, non serve a nulla. Ecco, lui per esempio ha fatta, ma sta a spaccare la faccia. Oh, cavolo. Come si usa il paracadute? Aiuto. Hashtag finita male. Non è detto però, eh. Se riesco a pia qualche dino, abbiamo abbastanza punti. Non posso andare lì però. Ma la doppietta è carica? Caspita no. C'è il drago. Viene acqua. Ok, raga, vedo sporca sta situazione. Insomma, la vedete voi, ma. C'è neanche la balestra. Il Baryonyx attualmente sarebbe ottimo. Se non mi stunnasse e stesse un attimo fermo. Ti lasci prendere per favore? Ok. Livelliamo un attimino. Grande così livello 3. Oh cavoli. La situazione non è delle migliori. È pessimo. Allora, ci sono ancora in gioco sia il gorilla sia il drago. Noi non possiamo fightare nessuno dei due, però. Quello spino ci farebbe comodo, però non lo so. Il Baryonyx in acqua è tanta roba col fatto che stunna, no? E infatti il drago però, raga, è veloce. Non è per niente male. Occhio alla safe che fa male. Non so se piglia lo spino oppure no. Facciamo che mi tengo i punti, va. Aspetta, però la safe si chiude in mezzo ai boschi, tipo. Non posso neanche andare a rompere le scatole a quello col drago. L'unica alternativa è tipo andare dall'altro lato dove non ci sono né il drago né il tizio con l'esercito alla nostra destra. Se si scontrano fra di loro, abbiamo una possibilità. Che pensi di fare, scusa, con la balestra? Cioè, con la fionda? Grande così. Grazie per l'equip. Ci fa comodo. Lasciate fare. Allora, che c'abbiamo? Lanciarazzi, caspita. Questo qui. Allora, sono fuori safe, ma qua è abbastanza tranquillazzo. Aspettate un attimo. Allora. Controlliamo prima i colpi, che mi sembra la cosa più importante. Abbiamo un razzo. Posso sparare pioni, però. Ma. E l'arco con un po' di frecce. Ma possiamo pure craftarli. Cavolo, sì, raga.
Ottimo. Se riuscissi tipo a beccare qualcuno mentre va in safe, sarebbe fantastico. Peccato che c'è la safe che si sta a muovere. Però in teoria dovremmo stare abbastanza tranquilli. Oh, cavolo. Stavo scherzando. Questa viaggio. Cosa stracaspita è stato? Mi sa che hanno tolto di mezzo il drago. Facciamo il giro fuori safe. Tizio qua davanti. Ok, il problema è il gorilla. Questo col terrezzino tipo. Oh cavolo. Via 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 via. Raga, c'è King Kong lì che sta a fa cose. Non so se l'ho beccato prima col razzo. Non ce la fanno comunque a togliergli di mezzo al gorilla. Da qua non posso neanche sparare i razzi. C'è uno là sopra, ma non mi preoccuperei di lui, ma più che altro di King Kong là davanti, no? Allosauro. Caspita. Oh. La vedo brutta. C'è un team che c'ha tipo tutto. Ma tipo tutto. E non so come togliere da mezzo quel cavolo di rinoceronte. Perché non è andato ad attaccare quello là sopra, tipo? No, niente, raga, ce l'ha uno il rinoceronte. Questo purtroppo, se mi tira un colpo, mi rompe il muso. Ma scusate, ma se questi c'hanno sti due? King Kong lì, chi ce l'ha? Togliamo di mezzo questo, è già. Mi sembra cosa buona e giusta. Cavolo. Male, male, male. Aglia che botta. Vai, magna da quello, vai, vai. No. Avessi preso mezza volta, caspita, raga. E niente, raga, purtroppo è finita male. Abbastanza. Però a parte questo, diciamo che se la stanno a giocare. Tra l'altro c'era più gente del previsto. Cioè, guardate a quello, è rimasto alla fine col... Con l'orsetto, no, non ci credo, il tizio si è nascosto fino alla fine con l'orsetto, si è fatto tutti. Questo è praticamente quello che stava sopra la montagna, ma sa. È assurdo, veramente. E niente, raga. L'orso vince così. Ci sta. A parte questo nulla, spero che comunque questo video vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, iscrivetevi, lasciate un commento e mi piace e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ciao!